Ciao ragazzi e benvenuti su Questi Drums. Oggi voglio farvi vedere una canzone super famosa dei Dream Theater, una canzone, un groove ideato da Mike Portnoy nell'album Awake dei Dream Theater. Sto parlando di Six O'Clock. Non era una sorpresa, l'avete già visto dal titolo, ma comunque oggi voglio darvi 5 possibilità di suonare questa canzone. Cosa vuol dire? L'avete già visto in realtà nel video di Rosanna, in cui vi ho fatto vedere 5 modi di suonare Rosanna, ve lo lascio qui in una scheda. E in pratica in questo format, diciamo, vado a prendervi un groove molto difficile, medio o difficile, molto difficile, e ve lo faccio in 5 modi diversi. Cosa serve questa cosa? Ve l'ho già spiegato di là, ma per chi non avesse visto il video, serve per poter permettere a chiunque di suonare questa canzone. Non vi ho però detto una cosa veramente molto importante, e cioè che è appena stato rivoluzionato completamente il sito Vibly. Tutta la piattaforma Vibly ha da adesso in avanti un sacco di migliorie, perché Vibly ovviamente vi ascolta e quindi è andata a mettere a posto tutto quello che avete chiesto. Per prima cosa avete una prova gratuita di 7 giorni, quindi praticamente voi avete la possibilità di accedere a tutto quello che c'è su Vibly, quindi a tutte le lezioni dei migliori insegnanti italiani e anche a tutte quelle che vengono aggiunte durante quella settimana a 0 euro, cioè completamente gratuita. Poi sarete voi a scegliere se continuare a rimanere all'interno di Vibly oppure no. Oltre a questo, all'interno della piattaforma da adesso avrete la possibilità di gestire al meglio la vostra ricerca in base a alcuni filtri, come ad esempio il filtro per insegnante, quindi vedere solo le serie di un insegnante, o i filtri per difficoltà, quindi se siete principianti metterete principianti e avrete solo le serie che trattano di argomenti per principianti. Oltre a questo c'è la possibilità anche di pagare con PayPal, che mi avete chiesto tantissimo, oppure si può anche rallentare o accelerare il video quanto si vuole, mandare play, far andare avanti un video eccetera, tutto con la tastiera. Quindi ci sono tantissime novità, andate a dare un'occhiata a tutto, perché appunto la prima settimana è gratis, quindi potete girare, fare tutto quello che volete, non avete limitazioni. Vi lascio il link qui sotto in descrizione che vi riporta direttamente sul sito Vibly. Adesso possiamo tornare al video. Il groove di Six O'Clock dei Dream Theater è molto difficile, sto parlando di quello proprio iniziale, che poi comunque lo rifà anche all'interno della canzone. È molto difficile, quindi non è che tutti lo riusciamo a fare subito perfettamente con il Charleston giusto, con le aperture giuste, quindi ci sono vari step da fare. Quindi se uno magari ha le prime armi, secondo me è sbagliato che non possa suonare assolutamente questa canzone. Quindi con questi 5 modi, con questi 5 step, a qualsiasi livello voi siate come batteristi, potete suonare questa canzone. Quindi mando la sigla e poi andiamo. Allora, partiamo dal livello 1. Nel livello 1 andiamo a tenere tutti ottavi sul Charleston, quindi... E andiamo a mettere due casse rullanti, quindi i primi due quarti di groove, metà del groove, un groove abbastanza normale. La seconda parte del groove andiamo a mettere una cassa e due rullanti in levare, diciamo, due rullanti tra un Charleston e l'altro, in questo modo qua. Tutto il groove viene così. Perché questa cosa qua dei due rullanti storti, diciamo? Perché andiamo a prendere già gli accenti della canzone. Tin tin ta, tin ti, pa pa, tin tin ta, pa pa. Questi due accenti ci servono. Sono un po' più difficili perché non sono come il rullante solito che è insieme al Charleston, ma comunque sono fattibili. Fatevi metà groove, poi l'altra metà e poi andate a mettere insieme. Secondo livello, già un pochettino più difficile. Cosa cambia rispetto al groove prima? Cambia che nella prima parte andiamo a fare anche un'apertura di Charleston, quindi... uguale all'altro ma con un'apertura di Charleston. Attenzione che però subito dopo quest'ultimo colpo di Charleston andremo a fare il groove in levare. Cosa vuol dire? Vuol dire che il Charleston si sposterà da suonare in battere normale ti 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 ti, suonerà sempre, sembra, alla stessa velocità, ma tutto in levare. Quindi succederà questa cosa qua.
Eccolo qua, in pratica vedete, se tenessi il metronomo col side stick verrebbe questo. Perché appunto col Charleston andiamo un po' fuori. Questo ci serve sempre per gli accenti della canzone. Vi ricordo ragazzi che c'è il PDF scaricabile con tutti questi vari livelli. Adesso incominciamo a fare una parte del groove, perché in Six O'Clock ci sono praticamente due parti distinte. Questa prima parte del groove andiamo a farla praticamente giusta. In pratica cos'è che succede? In pratica il Charleston va a fare una figurazione molto particolare. Quindi come vedete ci sono i due colpi di rullante, quelli che abbiamo dato nel primo groove, che sono tornati, e in pratica il Charleston fa questo. Se voi fate questo continuamente, come vi dicevo prima, ci sono due parti di groove. Una è questa che vi ho appena fatto, del livello 3. L'altra ricomincia nello stesso modo, ma i tom suonati in questo modo. In pratica abbiamo l'intro, un pezzettino fino all'apertura del Charleston, uguale al groove di prima. Ma poi dovremo andare sul rullante con la mano destra e andare a fare ta-tu-tu-pum. Dopo aver fatto questo faremo di nuovo apertura di Charleston. Quindi il livello 4, diciamo, è l'insieme di groove del livello 3 e questo nuovo groove coi tom. Ricordatevi una cosa importante: come avete visto adesso, quando faccio pa-pu-pu con i tom, poi la cassa che metto dopo è da sola. Non faccio questo. Fatelo così per adesso. Perché altrimenti dopo aver suonato il timpano dovreste andare subito con la mano destra sul Charleston. Invece fatelo così, poi lo capirete quando passerete al livello 5. Livello 5, appunto. Andiamo a metterci anche i piatti. Qui allora va un po' a vostro piacimento. Perché? Perché Portnoy metteva alcuni splash, una volta un China che io non ho neanche montato, perché va un po' a piacimento. Nel senso, la cosa importante è mettere i piatti nei punti giusti. Poi quale sia il piatto, è ovvio che è meglio se non crashate il ride, perché sennò diventa un problema. Però usate principalmente degli splash o dei crash suonati piano o un China suonato piano. Quindi in pratica appunto nel livello 5 andiamo a mettere i piatti in più. Dove vanno messi i piatti? Vanno messi sicuramente all'inizio del primo groove, quindi e poi oltre all'inizio dei groove, vi ricordate prima nel livello 4 quando vi ho detto quando fate rullante, tom 1, timpano, poi fate cassa da sola perché sennò dovete andare con la destra subito sul Charleston. In realtà lì insieme alla cassa poi con la sinistra andrete sullo splash, quindi diventerà così. Vi consiglio di andare di sinistra sullo splash perché altrimenti dovete fare troppe cose con la destra, passare dal timpano, andare allo splash, poi subito al Charleston, quindi diventa un po' più complicato. Quindi il groove praticamente finale è questo.
Ragazzi, quindi con questo direi che posso anche finirla qua. Ovviamente alla fine in realtà vi ho fatto anche questa parte. Questa che Apod noi fa sono solamente colpi singoli e quando suoniamo la cassa apriamo il Charleston, quindi solo questa cosa qua, è abbastanza semplice, molto veloce, un po' tecnica da fare, però è fattibile. Quindi finisce veramente qui il video, io vi ringrazio per averlo visto fino a questo punto, scaricate i PDF mi raccomando, andate a sentire anche il pezzo originale, così confrontate la batteria che ho fatto oggi con quella che è veramente quella della canzone, confrontate tutti i livelli. Questo dei livelli secondo me può essere un modo utile per capire anche qual è appunto il proprio di livello e per potersi spingere per dire cacchio, devo riuscire ad arrivare a quel gradino più in alto. Pian pianino, senza doversi buttare subito su tutta la canzone difficilissima, secondo me ci sta questa cosa di andare gradualmente. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, scrivetemi un po' di canzoni, cercate di scrivermi delle canzoni abbastanza famose, non proprio le canzoni super sconosciute, così se mettiamo canzoni famose e decido di fare un video con la vostra canzone, più gente potrà beneficiare, diciamo, di questa canzone. Quindi io ovviamente vi ringrazio, se vi va iscrivetevi al canale, mi raccomando cliccando campanellina, andando su Instagram, Facebook, Telegram, cose varie, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!